Professore Camminiti, noi di recente abbiamo affrontato il tema della messa in sicurezza per quanto riguarda i torrenti, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Ci sono due appalti in dirittura d'arrivo, anzi che saranno consegnati proprio oggi, martedì 6 dicembre. Di quali appalti si tratta? Sì, contro il dissesto idrogeologico abbiamo messo in campo tante forze, abbiamo fatto i progetti, è avuto un finanziamento di 8 milioni, oggi partiamo con i primi due appalti. Un appalto riguarda i torrenti che stanno tra il torrente San Filippo e l'Annunziata e pomeriggio faremo la consegna dei lavori partendo proprio dal San Filippo. Poi invece i torrenti coperti, che era un altro appalto, e cominciamo i lavori dal torrente San Michele, dalla vasca di calma che c'è proprio all'imbocco della copertura del torrente. Cominciamo da questi torrenti per mettere in sicurezza tutto il territorio. E questo, diciamo, è un tema fondamentale, in realtà è un tema che non smette mai di essere di moda, perché ahimè dico, da Giampieri in poi è chiaro che la messa in sicurezza anche a livello nazionale, Ischia eccetera, si sa che è un tema centrale. Lei ha delle deleghe da questo punto di vista importanti, ecco, si possono rassicurare i cittadini che questi progetti, diciamo, sono in dirittura d'arrivo, che saranno realizzati in tempi certi? Qual è la sua valutazione in generale sulla messa in sicurezza per i nostri territori? Allora, c'è un impegno costante da parte dell'amministrazione, siamo presenti su tutto il territorio. Il mio assessorato sta in questo momento seguendo progetti per 424 milioni. I problemi sono quelli burocratici, dalla progettazione alla realizzazione degli interventi dovrebbero essere necessari mesi, invece si parla sempre di anni. Si tratta un argomento straordinario come quello della messa in sicurezza con procedure ordinarie, quindi quello che chiediamo sono modifiche alle leggi, deroghe sulle procedure ambientali. Non si può aspettare un anno e mezzo per un parere, i cittadini non possono aspettare. Diciamo che quindi si potrebbe, secondo lei, riuscire a conciliare il rispetto dell'ambiente, il rispetto di tutte le normative, senza aspettare tempi lunghissimi, cioè si potrebbe arrivare a queste procedure più veloci? Perché sì, spesso è frustrante questo, cioè annunciare dei progetti anche noi come stampa e poi però il tempo passa. Noi abbiamo progetti finanziati, quindi ci sono i fondi, potremmo fare la gara d'appalto e aspettiamo anni per le autorizzazioni, specialmente le autorizzazioni ambientali. Quindi non è un problema in questo momento economico come lo è stato negli anni passati, il problema era reperire i fondi. Oggi, tra quelli che sono stati messi in dotazione al commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico, quelli del PNRR e quelli ministeriali, non è un problema più di fondi, ma è un problema di progettazioni esecutive. Noi ci rendiamo pronti a consegnare questi progetti esecutivi, però poi nell'ottenimento dei pareri passano anni.